Beh, no, ma è bellissimo. Ma ragazzi, è pazzesco. Leonardo Fiaschi. Leonardo. Siamo qui, aspetta. Vieni qua, non potete capire. Ma perché è il visore? Non lo so. Ragazzi, no. Ah, buonasera. No, sono vero. Leonardo, ma che stai facendo? Ragazzi, questo qua, sapete che cos'è? Il visore. Questo è il visore. Sì. Con questo vedi il multiverso. Sei nel metaverso. Sì, cioè? Metaverso, multiverso. Vuoi vedere cose che qua non vedi? Cosa tipo? Stavi vedendo? Ho visto una cosa, ragazzi. Mahmood. Sì. Mahmood, sì. Mahmood. Sì. Lo sapete cosa fa nel multiverso? Cosa fa? Annuncia i treni. Sì. Sentiamo. E in arrivo il treno al binario 3, come sempre a barile. Viaggia con 20 minuti di ritardo, ci scusiamo dei ritardi. Ferma il grossetto alle 3, Civita Vecchia di Torri, a Roma centrale anche se Napoli scende poi cambi. Ma tu è mai avvi. Cosa? Non si capisce. Non fermati qua. Oggi ferma Rimini. È vero. Ma è una bella sorpresa. Che cose strane. Fermi. Cosa altro vedi? No, vabbè. Che hai visto? Cosa hai visto? Luciano Spalletti. Il nostro amico. Luciano Spalletti. Luciano Spalletti ha smesso col calcio qua nel multiverso. C'ha un ristorante. No, non ci credo. Veramente. Ha detto... Ragazzi, dovete venire a mangiare da me, non potete capire. È uguale. Qui. Bravo. Qui si fa il carpaccio di babà. Ma non è possibile. Si esiste. Cuochi forti, destini forti. Cuochi deboli, destini deboli. Grande Luciano. Credibile. Mister, ma vuol dire... Sì. Ma anche nel... Anche nel multiverso, se vuole smettere con la carriera da ristoratore, magari tornare a Napoli. Ma infatti io lo faccio apposta, il ristorantino l'ho aperto a Napoli. Un passo alla volta. Quindi sei avvicinato. Leonardo, e poi che altro hai visto? Beh, te lo dico subito, perché, vedi, ecco, De Luca. De Luca. Il governatore. Vincenzo De Luca, sì. E che fa? Non è polemico, ragazzi. No, non è possibile. Non è polemico De Luca, lo faccio sentire. Ha detto questo proprio lì. Ma io mi trovo molto bene con l'opposizione. Ho mangiato una pizza stupenda. Com'era? Ananas, no. Frutti di mosso. Non potete immaginare. Non sono io, è molto bene. No, che è successo? Questo, ragazzi, ho bisogno di voi, perché qua in Negramaro, sì. Nella vita loro sempre certi atmosferici vedono, sì, no? Sì. Nelle canzoni, ecco, loro nel multiverso, sapete cosa fanno? No. Le previsioni del tempo. No, non è possibile. No, ci credo. Certo. Questo, ce l'abbiamo? Vertice peninsulare, la pioggia, la pioggia. Fenomeno, posso un'ultima cosa? Sì, visto che ora in questo mondo qui la gag del ballo del qua Fiorello. Posso dire? Sì. Posso dire una cosa? Sì. Posso dire che John Travolta non ha lo spirito proprio per il divertimento. Grazie Fiore. Leonardo Fiaschi. Leonardo. Che devi fare ora? No, ragazzi, fermi. Sì. Paolo Conticini. Paolo Conticini. No, guarda. Bellissimo. Sì. Simpaticissimo. Sì. Ma c'ha una voce brutta. Che nel voce multiverso. Parla come Homer Simpson. Ma cioè, non è possibile. Come? Ma guarda.
ha detto, ma ce l'abbiamo lì, ha detto così proprio, dichiaro l'asta ufficialmente chiusa. Cioè, ma guarda che c'è, anche in questo mondo qui, eccolo, ecco perché lo vedevo in studio, Paolo Conticini, ecco. Allora vieni qua, vieni qua. Allora, ciao Paolo. Funziona. Sì, no. Allora, questa è una cosa che fa spesso Carlo Conti. Sì. Puoi dire che tra 60 secondi torniamo qui con Made in Italy? Rimanete con noi, Soltanto 60 Carlo, secondi. Puoi anche dire 59. Che domani sera ci sarà una puntata speciale di Made in Italy dedicata domani all'amore? Sera. Ci sarà una puntata speciale di Made in Italy dedicata all'amore. Rimanete con noi. 59. 58. 57. Tra poco. 52. Va bene, 30.